Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari e, come da tradizione, vi raccontiamo la nuova edizione della Named Footage Festival di San Francisco, che continuiamo a seguire ormai dal 2021, credo, e che sia nelle sue edizioni dal vivo, qui chiaramente non presenziamo direttamente, ma a distanza, sia nelle sue edizioni virtuali, chiaramente sempre con il buon Ale, e sì, raccontiamo, eccolo, e raccontiamo un'edizione che è appunto la settima e che si è articolata in cinque giorni, no, in sei giorni, di cui tre particolarmente ricchi di titoli, con tra l'altro dei tributi sparsi qui e lì che diciamo racconterò immediatamente, prima ancora di addentrarmi nei titoli, diciamo, di nuova, del nuovo anno, insomma, di nuova proposta, che sono Esabosu Below, che ha fatto 10 anni, Esabosu Below di Johnny Rick Dowdle, a proposito del quale, insomma, abbiamo parlato in uno special sull'horror from footage, credo almeno più di un anno fa, comunque, eventualmente poi lo, diciamo, andiamo a ripescare la puntata e la mettiamo in descrizione, e anche la proiezione in 35 mm di Trash Humpers di Harmony Korine, che è obiettivamente un horror from footage. Anche di questo abbiamo parlato in sede di Canonica, questa volta con Davide Colli, in occasione della sua tesi di laurea su Harmony Korine. E poi c'era anche un altro piccolo tributo di un film che credo abbiamo citato sempre in sede di special, che è In Memoriam, che è un horror del 2005 o del 2004, che il festival ha proposto come titolo dimenticato, effettivamente dimenticato, non irrinunciabile, però comunque una scelta interessante. Faccio l'archivista, ne abbiamo parlato di In Memoriam nello special, nel decimo special Monogatari, che okay. E invece di Esabosu Below ne abbiamo parlato nell'88esimo, che risale a più di 2 anni fa comunque. Più di 2 anni fa, ne ho visto. O comunque circa 2 anni tempo, fa. Il tempo non si percepisce. Da tributo anche la proiezione di una nuova versione di The Outwaters di Robbie Benfitch, Outwaters Detective Audio Version, che non abbiamo avuto il piacere di vedere, ma che a quanto pare appunto consiste dello stesso film attraverso la visione di due investigatori che devono appunto analizzare il filmato. E quindi, diciamo, aspettiamo eventualmente di vedere questa versione, così come aspettiamo ancora di vedere Tinsman Road dell'anno scorso di Robbie Benfitch, e restiamo, diciamo, sintonizzati. Andiamo in ordine, abbiamo detto, per questo partiamo dal film d'apertura del festival, per la gioia di Ale, cioè Hunting for the Egg di Paul A. Brooks. In sua difesa, nella descrizione del festival c'è scritto che è un hybrid from footage, ma noi non lo sapevamo, e quindi a metà film il film smette di essere from footage per poi tornare ad esserlo poco dopo, con nostro grande disappunto. Comunque il film parla di tre ragazze che vogliono realizzare un documentario sulla Hag, questa creatura che vive nei boschi dell'Illinois, che sarebbe una strega a cui vengono imputate una serie di eventi violenti. I tre personaggi in qualche modo sono un ventaglio di livello di creduloneria. Un personaggio ci crede davvero, un altro non ci crede, e la regista vera e propria, che è Tara, quella che si trova a metà tra le due. Diciamo che rispetto al discorso del credere o meno, che è evidentemente uno dei capisaldi del found footage, benché ormai, come ben sappiamo, io direi orientativamente dal 2008-2009, non è più
la domanda, una questione, come dire, ontologica, se il film è reale o meno, ma è una questione, come dire, stilistica, formale, quasi prettamente estetica del film, quindi non sostanziale. Ecco, sul discorso della credibilità, il fan footage chiaramente può aver da dire anche rispetto a un eventuale switch su una modalità di finzione, diciamo, extradiegetica, di ripresa extradiegetica. Cioè può esistere questo discorso, si possono fare dei dibattiti al riguardo sull'hybrid fan footage. Tutto sommato è, per noi purtroppo, però in generale è una forma di stilizzazione del genere a cui si deve far fronte inevitabilmente, e che diventa anche, può diventare un'occasione di produrre ulteriore, diciamo, elasticità concettuale a un genere che, se sfruttato in maniera pigra, può essere spesso ripetitivo. Detto questo, il film non riesce a sorreggere questo cambio, che arriva in maniera abbastanza ingiustificata, perché sì, si rompe una videocamera, ma in realtà ce ne sono altre, tant'è che poi il film riprende ad essere fan footage alla fine, e non si giustifica il fatto che la protagonista deve mostrare questa cosa a un presunto avvocato nel prologo e nell'epilogo del film. Parte questo filmato, quindi diciamo nella maniera di Cannibal Holocaust, per intenderci, quindi con prologo e epilogo di persone che guardano il filmato in questione, ma a un certo punto il filmato smette di essere un filmato, quindi anche a livello prettamente pratico quella parte è un'ellissi nel filmato, o viene vista, non viene vista, probabilmente siamo noi sciocchi a domandarcelo. No, ma in realtà alla fine mi pare che il detective lo dica, cioè ci sono non si vedono le tue non si vedono morire le tue amiche, quindi cosa, okay, cosa ci facciamo, nel senso, quindi probabilmente, okay, non l'ha vista, quindi ci viene spontaneo anche da chiedersi, cioè è un modo, perfetto, per colmare delle mancanze del filmato, poi è il modo che è discutibile. Sì, più che altro mi viene a domandarmi, cioè, perché capisco che il film è come se, cioè, sappiamo benissimo, cioè, se ammettiamo questo tipo di switch, potremmo ammettere anche qualcosa che avvenga dall'interno del formato, e potremmo anche arrivarci a credere, nel senso, se non possiamo vedere, cioè, inventatevi delle scuse per tenere il formato fan footage e mostrare all'interno dello stesso la morte delle due protagoniste. Il fatto di mostrarlo lo stesso, oltre ad essere un tributo allo slasher, immagino, non ha, come dire, non ha sostanza poi nel risultato del film, cioè non serve a nulla, oltre al fatto di essere brutto. Io dico, vabbè, magari fosse stato bello, magari non ci facevamo troppe domande. Secondo me ce le facevamo lo stesso, saremmo stati semplicemente più con un dilemma, che invece la qualità del film risolve immediatamente. Però ecco, diciamo, occasione come un'altra per parlare del formato ibrido. Detto ciò, il film è un nulla di fatto totale. Sì, sì, è proprio sbagliato tutto, perché tu l'hai già detto, c'era una telecamera ancora attiva quando viene rotta quella principale, e non si spiega il perché non la utilizzino più quella telecamera lì, perché è evidente, era una bodycam, mi pare, e poi viene ripresa da lei. Sì, io non sì. So questa bodycam che fine fa, perché adesso credo che nel film si veda come si sposta, ok, però non è, no, certo, dopo che viene rotta la telecamera principale si sposta in esterno e la bodycam non ce l'ha più addosso lei, però poi ritorna, ecco. Quindi uno poteva iniziare a pensare, vabbè, hanno rotto anche quella ma non ce l'hanno fatto vedere, però poi torna quella, quindi neanche sì. Quella, quindi vabbè, no vabbè, no, per nulla, lascia obiettivamente a parte, cioè praticamente è come se smette di riprendere al secondo morto e poi torna a riprendere nel finale, vabbè, comunque cioè sì, forse vale, abbiamo speso pena, fin troppe parole per questo film. Per cui passerei a un altro che indubbiamente meriterà tante parole. Stiamo andando in ordine di proiezione. E cioè Nias in realtà. È un film dalla Francia, di Baptiste Rambaud,
che lo stesso sito dell'Unnamed dice che esplora un formato piuttosto raro, che è quello dell'oggetto inanimato. Qua viene detto utilizzato da Nightlight del 2015 e The Moosehead Over the Mantle del 2017. Chiaramente inanimato vuol dire tutto e vuol dire niente, perché una telecamera è inanimata di suo. Il punto qua è, e il problema è, diciamo, no, quello che intendono sul sito è sicuramente il fatto che vediamo da un oggetto, a prescindere che ci sia o meno la camera, che è l'unico motivo concettuale che mi renderà, cioè non mi farà dimenticare in assoluto di un film che si vorrebbe dimenticare in linea di massima, perché non è un bel film. Siamo dal punto di vista di una portantina di un gatto, del gatto che dà il titolo al film, e su cui poi ruota l'intera vicenda. Dell'anziana Noemi, che è una gattara appassionata di gatti, cat sitter eccetera eccetera, ossessionata dai gatti, che si convince che il gatto Nias di una famiglia con una bambina particolarmente nevrotica sia in pericolo, e quindi lo rapisce. Poi in realtà questo gatto viene ripescato, poi viene rapito nuovamente, poi viene rapita la bambina, succedono una serie di cose. Sballottato dappertutto sto povero gatto. Come noi, tra l'altro. Tra l'altro, sì. Anche se noi non siamo il gatto, noi siamo la portantina del gatto, che vabbè, è una scelta forse di comodo. Se eravamo il gatto forse aveva più senso. Comunque, però non saremmo stati inanimati. Comunque, perché ricordiamo, giusto per dovizia di tassonomia, chiaro, il POV esiste anche a prescindere dalla presenza di una videocamera, però in quel caso di solito è il punto di vista di un personaggio vivo. Per esempio Hardcore Henry, ok? Oppure... quello che abbiamo visto all'ultima edizione del FEF, dell'UFF, scusatemi, FEF lapsus, dell'UFF, che era You Won't Be Alone, insomma, quello dal punto di vista della ragazza, l'abbiamo visto da poco, ne abbiamo parlato l'altra puntata. In questo caso siamo un oggetto, e non è effettivamente troppo esplorato, non so manco neanche quanto sia interessante. Il film è soltanto una prova di tolleranza nei confronti, come dire, di una storyline puramente isterica. Sì, quindi... sì. Ma poi, come succederà anche, e ne parleremo per altri film di questo festival, di questa edizione, è comunque un film che va avanti per troppo tempo rispetto a quanto, sì, la storia in sé poteva reggere. Nel senso che io a un certo punto, mentre lo guardavo, diciamo che il film arriva a un certo punto che hai la sensazione che stia finendo, perché... diciamo il momento, la storia un po' thriller di rapimento sembra esaurirsi, poi guardi il timer del film e ti accorgi che sei solo a metà, ti manca un'altra mezz'ora di film e dici che cos'altro deve succedere. Succedono cose allucinanti, ma perché sono, i personaggi sono scritti in maniera folle, cioè son dei pazzi, pazzi ma in senso negativo, ecco, perché di solito a noi piacciono i pazzi, ma in questo caso, certo, sono veramente, certo, cioè non hanno senso di esistere proprio, non, sono proprio, no, ingiustificati. Esatto, diciamo che adesso smuoviamo ancora una volta cose eccessive per un film del genere, però ecco, sul cinema di genere francese isterico se ne dice, se ne è parlato anche in podcast, in generale esiste tutta una tradizione. Cioè, lo stesso Gaspar Noé, ok, viene spesso accusato di una scrittura di personaggi approssimativa, isterica, fine a se stessa. Anche lì spesso allo scopo del gimmick, ok, o comunque dell'idea di messa in scena, dal percorso cronologico al contrario di Reversible fino ai piani sequenza di Climax. Però qual è il punto? Il punto è che, diciamo, poi deve essere in qualche modo, cioè per quanto possa essere pretesto questo del non scrivere dei personaggi approfonditi, deve essere un pretesto per un'occasione opportuna, che può essere una forma di, come dire, scuotimento sensoriale. Nias dona molto poco da questo punto di vista, ed è questo il vero problema, perché magari con la stessa storia, gli stessi personaggi, però con delle idee anche pratiche di messa in scena un pochino più elaborate, un pochino più ricche, senza questa musica inutile che torna sempre, o comunque con una musica diversa, non lo so. Ecco, magari
si poteva anche... Anche una migliore recitazione, se vogliamo una anche parlare recitazione. Di questo. No, invece manca anche un'idea molto semplicemente di sceneggiatura e di coreografia, sì. Okay, della sceneggiatura, e quindi si è soltanto inerti, quindi si è realmente inanimati nonostante si vada in giro. Sì. Andando, tutto questo noi ci lamentiamo di quanto è lungo, ma dura solo 62 minuti, quindi non è lungo, però è lunghissimo. No, infatti. Il successivo, ormai siamo al primo giorno, diciamo dalla mattina alla sera di programmazione, stiamo andando esattamente in ordine, il festival è stato dal 26 al 31, e quindi gli ultimi tre giorni, 29, 30 e 31, al Balboa Theater, sono stati i giorni di programmazione dalla mattina alla sera. E quindi siamo al pomeriggio del primo giorno e c'è Puzzle Box di Jack Dignan, da cui io mi aspettavo un po' di più, perché si tratta del, diciamo, è la storia di due donne che in Australia vanno a chiudersi in una casa due sorelle, hai ragione. Cioè sì, sono donne, Kate e Olivia. Sì, è voluto legate da un rapporto legate di dal sangue. Legate dal sangue. Kate appunto è una tossicodipendente in via di riabilitazione. Olivia la porta in questa casa isolata per farla riabilitare. Mi ricorda un pochino le brillanti idee di quel film Absence. Ma in realtà di Jimmy Lowery ne abbiamo parlato qua. Era a seguito di un trauma. Lì era un lutto, cioè, però vabbè, perso capito, il principio è un po' quello, così come mi ricorda The Midnight Swim, che è un altro fan footage, anche lì c'era un lutto. No, lì c'era un lutto. Comunque, quindi questa idea che torna... con personaggi femminili, che diciamo teniamo a specificarlo perché non è frequente ed è spesso una scelta di posizione netta, anche se in questo caso comunque è di un regista uomo, e vanno in questa casa e molto semplicemente questa casa comincia a diventare un labirinto. La loro ripresa, Olivia è ossessionata dall'idea che deve documentare la sorella anche durante litigi, momenti assolutamente improbabili, ma la casa appunto comincia a cambiare fattezze in stile casa di foglie, se non che queste fattezze non cambiano mai in una maniera realmente disorientante per lo spettatore, perché c'è un problema di regia evidente, cioè non c'è una minima idea della creazione, anche qui no, prima era di una sceneggiatura, adesso di una scenografia. Non possiamo immaginare di sconvolgerci per un personaggio che si teletrasporta se non capiamo dove si trova. E tra l'altro lo sconquassamento spazio-temporale che propone questo film è in realtà una linea ricorrente nei film di questo festival, infatti la rincontreremo, però il punto è che qui alla fine questo discorso scenografico si consuma, perché in realtà il primario interesse è quello di raccontare la psiche distorta di Kate, ma in realtà anche della sorella, con apparizioni di doppi, momenti più o meno rivelatori, e tra l'altro con un finale che lascia il sospetto che possa esserci, come dire, un loop. Per cui, come dire, spazio e tempo sconquassati, non voglio essere volgare, ma anche un po' le palle, e quindi, come dire, potevi fare introspezione psicologica, ma non rinunciare alla scena, all'efficacia horror, thriller, drammatica. Decidi il genere che vuoi fare, stick to that, ma invece no. E invece no, ci becchiamo una tizia che continua a urlare a caso verso la telecamera, molto molesta, che magari le prime due volte potrebbe anche spaventarti un pochino, ma poi dopo, questa qua compare tipo... 30 volte, sempre nello stesso modo, a un certo punto dici, oh basta. Sì, tra l'altro con un urlo, si doveva fare un po' dizione di urlo, perché è un urlo un po' scemo, ma è un po' scemo tutto, fare. Vabbè, comunque molto l'urlo basic. È particolarmente scemo. Per ora stiamo saltando i corti, perché noi appunto andiamo avanti progressivamente secondo la disponibilità
dei film che abbiamo potuto vedere. Per ora i corti non li abbiamo potuti vedere, quelli mostrati finora. Passiamo però a un altro titolo brillante. Stiamo veramente facendo tutti i titoli più belli subito. E cioè The Tao Jo 2, questo grandioso di Dillon Brown e Michael Rock, sequel di Tao Jo, in world premiere alla Named Footage Festival. Che dire? Festival, come dire, vabbè, giustamente il festival è orgoglioso di una world premiere. Detto ciò, qual è il problema di Tao Jo 2? Lo stesso del primo, e cioè che è del 2023, mi pare, e cioè che i due protagonisti si comportano in una maniera come se fossero un po' inconsapevoli del fatto a volte di essere eccessivamente degli americani violenti. Cioè c'è tutta una... il primo film, diciamo, più che evidentemente da tradizione, mi viene da dire, romeriana, quindi di Romero, c'è l'idea di parlare di un mostro, però allo stesso tempo chiaramente i veri mostri sono gli umani, e vai. E quindi nel primo c'è l'accompagnatore dei due protagonisti che devono andare a cercare il Sasquatch per vari motivi, perché è scomparso un altro tizio, eccetera, non importa. Questo accompagnatore è una persona violenta che chiede loro di non portare armi con sé, poi in realtà ce l'ha lui, e inizia quindi la tensione rispetto a quest'uomo che diventa il vero motore dell'orrore, diversamente dal Sasquatch. E loro sono tristi di non avere un'arma, chiaramente per noi è inconcepibile, però ecco, chiaramente... No, perché loro hanno lasciato ce l'avevano l'arma, cioè avevano un bel fucile d'assalto, ma il tizio gli ha vietato di portarlo. Esatto, però ce l'aveva lui. Un momento di lutto non proprio nel film, un momento in cui lascia. Sì, è un momento brutale. E questa cosa è un pochino, come dire, caricato, eccessiva, anche se magari loro, diciamo, si difenderebbero dicendo vabbè, ma magari compaiono gli orsi. Però, comunque sia... Esatto, capito? Cioè con una mitragliatrice, cioè con una roba da armamento militare imponente. Vabbè, però sono americani. Però sono americani. Nel secondo forse è anche peggio di così, perché a un certo punto loro vanno avanti per sciacallaggio, a un certo punto se la prendono con gli hater del primo film, mettono addirittura una recensione di Letterboxd in sovrimpressione in una scena per dire ah, quanto ci odiano, però noi li dobbiamo ignorare. Cioè c'è una... No, red pill non è la parola giusta, però c'è quel tipo di, come dire, di paura nei confronti di qualcosa che, in quanto, mi viene da dire, content creator, ti devi accollare. Cioè la gente può parlare male di te, invece loro no, sono molto orgogliosi, insomma non vorrei essere con loro armati quando parlo male del loro film. Sì, loro fanno veramente paura. Fanno un po' paura, però sono i protagonisti, sono eroi, e hanno una vita familiare assolutamente equilibrata, e tutto benissimo. Cioè, quindi turba un pochino questo, poi diciamo fa parte della solita minestra riscaldata, i complotti, le associazioni segrete, il Sasquatch. Ah, e tra l'altro, curiosamente autolesionistico in questo senso, l'idea di creare un legame quasi affettivo fra loro e il Sasquatch, perché diventano quasi degli alleati e loro si sentono in comunione con questo Sasquatch. Questo Sasquatch è evidentemente una creatura malvagia, ma una spinta a pensare che il comportamento americano di questo tipo sia una cosa naturale. I protagonisti entrano in associazione simbiotica con il Sasquatch. E quindi, come dire, fa un po' ridere, perché sono dei personaggi violenti che vorrebbero passare per eroi, ed è tutto un po' ridicolo. Sì, comunque il formato è un po' mockumentary, perché loro alla fine sopravvivono e lo montano, quindi ci sono un po' stock footage, robe un po' cheap, bruttine, musiche, cioè giusto per far capire un po' che, perché per come l'hai descritto sembrava quasi bello per certi aspetti, quindi avrei quasi avuto voglia di vedere alcune scene. Ho parlato del concept, però no, sì. Formalmente è insostenibile. No, veramente brutto. Sì, momenti familiari con la musichetta, alla fine c'è il... c'è lui che parla in camera e c'è la musica evocativa che pare che ha scoperto il Cristo perché il Sasquatch si è alleato con lui.
C'è anche la battuta migliore probabilmente del festival, che è If you die, I will kill you, della moglie di lui, del protagonista, quello principale. Ripetuta anche un'altra volta, nel caso non l'avessimo sentita. Forse iniziamo con un titolo già più interessante, cioè Frogman di Anthony Cousins. Non so se è imparentato con Mark Cousins, Mark Cousins si chiamava, sì. Non credo. Comunque, film del 2023, che come da titolo parla di un uomo rana, che il protagonista vede da piccolo e riprende, tra l'altro, con la sua camerina nel 99. Nel 2023, quindi 24 anni dopo, vuole fare un film su Frogman, si porta dietro un suo amico cameraman e la ragazza di cui è segretamente innamorato, e partono alla volta alla ricerca del Frogman, in una comunità che si chiama Loveland, in cui questo Frogman è una leggenda urbana, e cercano tutti in qualche modo di sfruttarla a livello di lucro, andando anche a ricreare, come se fosse un grande parco divertimenti a cielo aperto, andando a ricreare apparizioni, mettendo un personaggio travestito nel luogo, insomma, in cui si può spottare il Frogman e quant'altro. Chiaramente il film è un horror, quindi c'è qualcos'altro da scoprire. Chiaramente però è un uomo rana, quindi qual è la caratteristica secondo me interessante del film? Che parte come un horror fan footage assolutamente canonico, con una situazione iniziale addirittura alla Cloverfield, ok, una festa, una messa in scena molto, molto pulita, ma comunque coerente, tutto quanto, eccetera, eccetera. Però è un uomo rana, non è una creatura, come dire, di suo ufficialmente credibile. E quindi è questo suo oscillare fra la serietà e il concept quasi da trauma, quasi dalla Digging Up the Marrow, non mi ricordo se ne abbiamo parlato, ma credo di sì. Sì, sì. Quindi questo equilibrio curioso, secondo me, tra l'altro interessante, alla fine si tende più per la serietà, in realtà. Però un equilibrio simpatico tra queste due modalità. E, diciamo, diventa, per quanto magari non imperdibile, una simpatica incursione del found footage nell'autoironia, ecco. Sì, tra l'altro in questo caso devo dire che l'ultima, cioè, almeno nei titoli di cui abbiamo parlato fino ad ora, l'ultima parte è sempre quella peggiore, è stata, no, per alcuni tutto il film era peggiore, però, e c'era brutto, però per altri l'ultima parte tendeva a essere brutta. Invece in questo caso devo dire che l'ultima parte diventa anche forse una bella montagna russa, con loro che si infilano in grotte, tunnel. Anche le apparizioni del Frogman sono comunque, cioè, secondo me sono fatte bene, nel senso che è il regista era consapevole di star facendo una cosa un po' appunto alla trauma, quindi potenzialmente ridicola, e però riesce tutto sommato, secondo me, a dargli un po' quell'atmosfera un po' da un po' inquietante, un po' anche da mostro, tipo da creatura mostruosa, sì, esatto, cioè comunque sì. Quello che non riescono a fare in Tao Gioco funziona abbastanza, e poi vabbè, anche tutto sommato anche la dinamica tra i personaggi, che è una roba vista e stravista nel found footage, però funziona anche quella, cioè nel senso è sono scritti piuttosto bene, si prendono il giusto tempo senza mai essere troppo tediosi, troppo lunghi e noiosi. Certo, magari per uno che guarda tanti found footage, cioè per noi ad esempio è una cosa che abbiamo già visto tante volte, però tutto sommato sì, cioè, ci sta, è un film che secondo me per ora, tra quelli che abbiamo visto fino ad ora, è quello, cioè, di cui abbiamo parlato fino ad ora, è quello migliore, ecco. Ma sì, è quasi l'unico film di quelli che abbiamo parlato finora. Sì, è l'unico film.
Sì, tra l'altro, ecco, tu mi parlavi di Taojo, il Sasquatch di Taojo è molto più troma di questo Frogman, che Sì. addirittura ha la bacchetta magica e fa le È magie. vero. Quindi Pacchiano doveva Però è una essere roba che Pacchiano. l'accetti nel film, sta Però cosa delle l'accetti. magie. Non è, cioè, è una roba trash, Sì. concettualmente è una roba che se tu la dici ad alta voce, ma che cosa sto dicendo? Invece Esatto. poi la vedi e tutto sommato c'è una discrezione nel film, nella messa in scena, che ti fa accettare anche cose un po' assurde, però che funzionano, tutto sommato. Sarà anche la... Qua, e questo è anche stato, secondo me... È riuscito anche bene a sfruttare l'idea della telecamera vecchia, perché lui ritrova la sua vecchia telecamera e utilizza la sua vecchia telecamera per un po' anche come fattore nostalgia, no? Di quel formato, per fare il film. E quindi utilizza sempre una telecamera a cassette, quindi con la patina degli anni 90, perché lui il primo Esatto. filmato l'aveva girato negli anni 90. E resta con quella patina lì, anche se poi si mischiano anche immagini in altri formati, ma principalmente rimane quello. E crea, e grazie a questo, anche il mostro viene un po', diciamo, cioè, viene un po' migliorato, ecco, diciamo, l'estetica del mostro ne guadagna qualcosa, ecco. Sì, allora, due punti importanti di quello che hai detto e che ci porta anche avanti con questa rassegna che stiamo facendo. Il discorso tra la credibilità e, diciamo, di scrittura e la credibilità, come dire, Visiva. torno a dire Ah, ontologica, beh, certo. ok? Perché ne parlano, quando si parla di documentario esiste, diciamo. La veridizione, l'ontologia, insomma, per dire in maniera più o meno approssimativa da un punto di vista filosofico, quello che stiamo guardando è vero. Ecco, è chiaro che un titolo come Frogman, che comunque è serio alla fine, ma parla di un uomo rana con una bacchetta magica, come dire, ci riporta a un'idea di credibilità che è del cinema tutto, non solo dell'horror found footage, messa dentro l'horror found footage può creare dei meccanismi ulteriori. E così arrivo al secondo punto, e cioè al fatto che hai fatto benissimo a evocare il formato e la camera vecchia, perché rientra in quel discorso che ho fatto io sullo sconquassamento spaziale e temporale, perché non solo banalmente con una telecamera a cassette si percepisce lo spazio in modo diverso, ma a livello temporale è come se si facessero dei viaggi nel tempo più o meno nostalgici, soltanto a partire da una patina, ok? In Puzzle Box il punto era narrativo, qui è formale, perché poi in realtà nel film non c'è niente che evochi viaggi nello spazio e nel tempo, ma questa cosa tornerà in Sì. tanti titoli, quindi teniamola a mente. E non nel titolo successivo, che è un piccolo corto senza senso, che si chiama Turtle, su... Non lo so, una tartaruga che cade dal cielo è diciamo, è una sorta di finto zapping fra canali televisivi che parlano di force, di tartarughe che cadono dal cielo come di oggetti non identificati, Sì, tipo molto alieni, sì, una roba un po' esatto. strana. Qua dice il sito: All footages were taken from the internet, quindi chiaramente materiale eterogeneo, però dovevi metterlo assieme, in qualche modo non è stato fatto. E il film successivo è uno dei, forse il più bello della selezione, cioè It Doesn't Get Any Better Than This di Rachel Kempf e Nick Toti. Il film non è previsto che venga distribuito online. Gli autori tengono molto al fatto che il film rimanga nell'ambito diciamo del cinema, quindi venga solo proiettato. Questa cosa purtroppo limita moltissimo la distribuzione del film altrove nel mondo, però è un bel film, quindi incoraggiamo eventuali selezionatori di festival di settore horror a farci un pensierino e portarlo anche in Europa quantomeno. Il film appunto dei due registi è la storia di appunto una coppia di sposi e un loro amico molto entusiasti, degli entusiasti dell'horror, degli entusiasti dell'horror underground cheap, trash, dei Cinefili in realtà comunque. molto cinefili,
in realtà, diciamo, alle loro spalle si vedono libri anche impegnativi, cioè si vede che c'è una libreria a casa dei due protagonisti, che diciamo la dice lunga su quanto sia più o meno ricostruito poi il carattere naif dei due protagonisti, ok? Perché i due protagonisti sono molto, sembrano molto ingenui, fanno cose più o meno ridicole, e tu credi loro, poi a un certo punto vedi dietro tipo Buco, no, come Burroughs oppure qualche altro nome del genere, e dici vabbè, in realtà c'è della costruzione fatta benissimo. I due appunto comprano una casa disabitata in condizioni pietose perché hanno intenzione di girare il loro ennesimo film amatoriale horror insieme al loro amico. Se ne vedono alcuni, tra l'altro, durante il film sono veri, in questo senso loro sono assolutamente loro stessi. Però chiaramente il film horror che vogliono girare in questa casa con il loro amico non è il film horror che avevano progettato, nel senso che è dirò solo l'incipit, ma insomma l'evoluzione poi del film è più o meno variegata. In realtà delle persone, dei passanti, si fermano misteriosamente di fronte alla casa e la fissano e non reagiscono nemmeno alla loro richiesta della motivazione, perché state fissando la casa. E questa cosa è sempre più opprimente, appunto, finché in realtà non si attiva una reazione a catena di eventi non molto collegati fra loro, apparentemente, però molto efficaci da un punto di vista di messa in scena. È una divisione in capitoli con i titoli che mi ha ricordato Antichrist di von Trier, e con la musica alta, graffiante, e i titoli disegnati sulle pareti. È anche qui, come in Frogman, un continuo oscillare fra assurdo e orrore, che è una delle cose più interessanti. Ale parlava in privato appunto di qualcosa alla Shiraishi pure, è esattamente così, perché il carattere, cioè c'è un carattere kitsch che viene assolutamente disciolto poi nella possibilità di aver paura, e che è sempre bello vedere così ben amalgamato. In Frogman probabilmente c'è una forma tutto sommato troppo, per i nostri gusti quantomeno, pulita, come dire, composta, riconoscibile. Questo film invece ha una forma decisamente meno riconoscibile, perché è molto meno spettacolare, la scrittura dei personaggi è molto meno ovvia, e diciamo ci sono certi eventi e certe perle citazioniste che sono assolutamente impreviste. Sì, tra l'altro, cioè, il film poi inizia, cioè viene presentato dal protagonista che di fatto lo sta facendo, che è il marito, diciamo, della coppia, e Nick, che praticamente vuole fare un documentario sull'amicizia tra sua moglie e il suo migliore amico, che invece è gay. Ma lui inizialmente pensava che ci fosse qualcosa tra di loro, ma poi dopo aveva fatto coming out e quindi erano solo amici. Però sono sempre rimasti in contatto negli anni, hanno sempre fatto progetti insieme, e allora lui voleva praticamente fare parte, l'idea parte dal fare un documentario su loro due. Poi dopo il documentario degenera, però di fatto questo tema qua rimane ed è appunto collega poi tutta la storia, tutto sommato, anche se a un certo punto sembra perdersi questo elemento, poi rimane sempre sotto traccia ed è una cosa appunto, cioè questo un po' fa anche un po' capire quanto, per quanto il film sembri un po', anche per certi versi, caotico e alcune parti non sembrano collegarsi così bene tra loro, in realtà c'è una sottigliezza di scrittura in tutto il film. Quindi, nel senso, questo, cioè, almeno per quanto mi riguarda, è uno degli elementi che me l'ha fatto apprezzare di più, e forse è il film che mi è piaciuto di più di questo festival, anzi direi senza forse. E poi appunto ci sono anche delle trovate, che magari non fanno paura, perché non sono cose così, cioè, non, cioè creano delle, delle,
sono proprio delle trovate sia tecniche ma anche di soluzioni proprio di situazioni, appunto, c'è proprio anche di dinamica di eventi di utilizzo del suono, ad esempio, c'è tutta una scena che durerà forse anche 5 minuti abbondanti, di totale silenzio, di telecamera fissa ma non proprio fissa, cioè lui, il protagonista, rimane con la camera a mano a fissare gli altri due che fanno una seduta spiritica. E però appunto non è messa su un cavalletto la telecamera, lui rimane lì e si vede ondeggiare perché appunto non riesce a stare totalmente fermo per 5 minuti e in tutta questa scena però c'è il totale silenzio dell'ambiente perché loro comunque sono seri nel fare la seduta spiritica, lei e il suo migliore amico, e poi dopo questo momento di totale silenzio c'è un casino totale che non... che loro però... che è solo... come dire, è diegetico, ma diegetico all'interno della telecamera, quindi loro non lo sentono ma lo registra la telecamera, e c'è questa cosa qua che è un'idea molto semplice ma secondo me per come la mettono in scena funziona molto bene, perché ti crea proprio un... cioè dopo questi 5 minuti di silenzio in cui tu ti aspetti che succeda qualcosa a livello visivo, invece quello che succede è puramente a livello sonoro e loro non sembrano nemmeno accorgersene di questa cosa, invece te ne accorgi tu che lo stai guardando e ascoltando, quindi ci sono un po' queste sottigliezze, poi ce ne sono altre durante il film che magari non svelo perché magari è comunque un film bello proprio da vedere più che da raccontare, da scoprire, magari... sì esatto, sì, da scoprire sì. E poi la cosa interessante, appunto, come già dicevi tu, loro due sono dei personaggi molto particolari perché sembrano non prendere seriamente nulla di quello che succede, cioè lei soprattutto si mette a ridere davanti a qualsiasi cosa, anche alle peggiori cose che succedono lei ci ride sopra, tipo trovano una candela che si è accesa da sola, non sanno perché si è accesa e lei ride, dice oddio ci sono gli spiriti, e ci ride sopra, e poi dopo però hanno la capacità anche di ritornare un attimo seri, no? C'è questo continuo alternarsi tra serietà e divertimento. C'è un altro momento bellissimo che mi ricordo, in cui lei sta parlando in camera con il marito e fa tutta una riflessione sul terrore, e lei percepisce questo senso di terrore e chiede al marito: ma secondo te questo terrore è un terrore di tipo astratto che stiamo provando oppure è un terrore di tipo legato al progetto che stiamo facendo, no? E lo dice un po' in maniera anche, cioè, seria ma anche un po' scherzosa, cioè è una discussione un po' così, non si capisce se devi prenderli tanto sul serio o meno, e il marito risponde dicendo: no, secondo me è legato al progetto che probabilmente finirà male, no? E lei dice: ah, perfetto, e ci ride sopra, no, su sta cosa. Cioè sono proprio non curanti del pericolo che stanno per... che sono però consapevoli di stare in qualche modo come dire, per scatenare, ecco. Affrontandosi. Sì. Sì, sì, a partire per esempio dalla loro scelta di pedinamento, che non spiegherò bene, però ecco, tutto sommato è rischiosa, considerando che diciamo non si sa esattamente cosa vogliono queste persone che fissano casa loro, ma loro decidono di performare su questa persona, dirò senza fare troppi spoiler, una situazione in stile Rape di Lennon e Yoko Ono, ok, andatevelo a recuperare, però l'idea è esattamente quella, è precisa, infatti è una citazione letterale probabilmente, e in generale sì, c'è questa cosa qui, il finale mi fa ritornare ancora una volta a Frogman, innanzitutto a Frogman perché in Frogman appunto abbiamo la versione efficace ma canonica dei rapporti fra i personaggi. Qui abbiamo di nuovo un triangolo di personaggi, ma non è affatto canonico il modo in cui viene gestito il rapporto fra questi personaggi, anche il modo in cui si risolve il discorso paranormale, come diceva Ale, poi fa da compimento di queste dinamiche di tensione fra i personaggi. E torno ancora una volta al punto della nostalgia. Nostalgia attiva o passiva registrata in questa selezione dell'Unnamed. Ok, quindi quest'idea che basti semplicemente il formato in Frogman, ok? Oppure che ci si possa ricondurre invece alla voglia di reiterare
una certa situazione, che è quello che avviene qui, perché loro vogliono fare un altro film, no? È un documentario sulla loro amicizia, ma allo stesso tempo il making of di un horror, e alla fine diventa una terza cosa ancora che loro non sapevano, e che è un horror che loro accolgono completamente, perché non riescono più a distinguere la loro realtà, forse da quella dell'horror underground, ma dell'horror, come dire, di serie Z, che non ha nulla a che fare con la realtà. Quindi, come dire, sono come se fossero viziati dall'immagine dell'horror underground, questi personaggi, tanto da perdere cognizione del rischio, del senso delle cose. E quando c'è il paranormale, non stai sempre lì a domandarti quanto abbia senso, quanto non abbia senso. E quindi è così. Teniamo in mente questo discorso della nostalgia, a me sembra, rispetto a Frogman, un discorso anche più elaborato, e viene detto un po' da qualche parte su internet, 20 years in the making, per quanto riguarda questo film, perché ci sono i loro corti, ok, di anni e anni fa, i corti di loro tre, infatti li si vedono anche molto giovani e poi li si vedono appunto nel presente, e questa cosa è interessante. Ancora una volta una patina nostalgica è quella di Flash Games di David M. Dawson, che è una sorta di versione found footage di Jackass di Jeff Tremaine, ok? Quindi vent'anni vent'anni fa, che qui viene rifatta perché i protagonisti sono dei stuntman amatoriali che si procurano del dolore in maniera divertente e si riprendono. In realtà per i primi 50 minuti è essenzialmente questo, con tanto di titoli di performance, mettiamole fra virgolette, con lo stesso livello di audacia, ok? Perché, insomma, quando cominciano a appoggiare lo scroto sulla racchetta elettrificata, diciamo, i livelli sono quelli di Jackass, anche a livelli, come dire, di estremo. Però, evidentemente, uno di loro attiva poi l'horror fan footage vero e proprio, perché decide che, e lo dice in realtà scherzosamente all'inizio, ma poi effettivamente forse lo fa, forse no, non lo dico, dice: quando muoio io voglio essere ripreso, che sia quello il sequel di questo film. Nostalgia perché è tutto in formato VHS, ok? C'è una VHS con cui loro riprendono. E tra l'altro mi viene da dire nostalgia perché è un film del 2023, cita apertamente Trash Humpers, che non a caso il festival ha proiettato subito dopo in 35 mm, quindi cita Trash Humpers tramite la maschera di uno di loro, che è una maschera di vecchio, e diciamo già Trash Humpers in realtà era Flash Games, perché Trash Humpers i personaggi magari non avevano l'obiettivo, dire, performativo autolesionistico, ma facevano delle cose che vengono fatte letteralmente in Jackass di Tremaine. Io quando ho visto Jackass ho capito che Spring Breakers sta a Disney Channel come Trash Humpers sta a Jackass, e quindi Flash Games lo rende chiaro a chi non l'avesse capito, e questa cosa tutto sommato è interessante, ci avvicina all'horror fan footage Harmony Korine, e rende il discorso più esplicito. Il problema è che bisogna arrivarci intanto al finale, bisogna arrivarci, 1:10, ma bisogna arrivarci, assicuro questo, e il finale in realtà poi è anche questo un po' un nulla di fatto, perché per quanto si possa arrivare a un certo livello di estremo, tutto sommato prende la piega horror quando magari non te l'aspetti, ma poi quando capisci di che si tratta è tutto in discesa, anche dal punto di vista delle aspettative, per cui è un'occasione abbastanza sprecata, e la sensazione è che la verità vera è che loro volevano fare Jackass e l'horror viene un po' appiccicato lì. Sì, anche perché appunto già anche per come si esaurisce questo, la parte, diciamo, horror fan footage, alla fine molto,
cioè, rispetto al film dura niente e si esaurisce forse nella maniera più, purtroppo mi viene da dire, realistica, cioè come probabilmente avverrebbe nella realtà se uno facesse quelle cose lì per davvero. Però appunto cinematograficamente direi che è praticamente nulla, o narrativamente a livello di intrattenimento, non saprei come dire, è nulla, perché dopo 50 minuti di sofferenza anche nostra, non solo loro, perché loro se lo autoinfliggono, quindi vabbè, sono fatti loro, però dico nostra, a doverli guardare fare ste cagate qua, cioè, non so, speravo in una discesa, diciamo, nell'oscurità dell'animo, dell'ossessione, un pochino più interessante, però vabbè. Non si può avere sempre Sorgo di Pracov, mi verrebbe da dire. È curioso il discorso ironico, sicuramente consapevole, che fa a un certo punto uno di loro in macchina, in uno dei momenti non destinati all'autolesionismo, in cui lui dice: vabbè, ma ti pare che gli spettatori frega qualcosa del particolare movimento di camera quando riprendiamo ste stronzate? Dice una roba del genere, quasi alla lettera. Diciamo, è molto comico perché in realtà l'art house, la benché come dire, inglobato il mondo dell'amatoriale, dell'immagine grezza, e Tresham nella dichiarazione più esplicita, per cui diciamo fa ridere questa cosa. Però è chiaro che cioè, si tratta soltanto appunto di qualcosa che può essere dato allo spettatore più smaliziato che vuole un pochino farsi pippe mentali, ma il film è quello che è. Viene presentato subito dopo, e ancora una volta, patina VHS, questa volta credo ricostruita in digitale, il corto Red Leather, Yellow Leather di Henry McDonough, di cui non abbiamo capito niente, se non il fatto che sembrerebbe esserci un complotto omofobo in stile Men in Black. Però qual è la cosa, diciamo, interessante? Che è una pura impressione, ok? Una pura immagine, quella appunto della ripresa in VHS, è allo stesso tempo il personaggio che mostra un video sul suo iPhone, sul suo, insomma, cellulare, sul suo smartphone. Quindi vedere quell'immagine dentro la ripresa, per quanto digitale, quindi no, magari posticcia, però in formato VHS, in formato cassetta, è curioso perché il film, che forse ha delle velleità sci-fi, decide comunque di avere questa patina qui. Ora, quindi, questa a me sembra, per quanto il film sia insomma piccolino, eccetera, eccetera, una forma ancora una volta di nostalgia attiva. Cioè, non è semplicemente dire ci piace questo formato, ma vogliamo creare come dire, un disorientamento da quel punto di vista, che secondo me è piuttosto produttivo, che secondo me è interessante, e che in realtà qua si combina appunto col sospetto sci-fi, perché c'è di mezzo l'ipnosi, tipo alla Men in Black, appunto, e anche qui lo spostamento spazio-temporale, perché a un certo punto uno dei personaggi si teletrasporta, non si sa bene come, nel video comunque, proprio mostrato dentro lo smartphone. Per cui, come dire, diciamo, dura 12 minuti, quindi è un guizzo, forse dura troppo poco, è strano dirlo dopo aver detto per tanti film il contrario, però. Secondo me questo filo c'è in questo festival, tanto che al netto della qualità dei singoli film, mi sembra anche una delle proposte più coerenti che abbiamo visto finora all'Unnamed. Non so se Sì, ne sono conviene. d'accordo. E no, volevo fare un attimo un passo indietro per una cosa. Volevo chiederti se tu ti ricordi Flash Games, se è dichiaratamente ambientato negli anni 90 oppure no? Perché io a un certo punto mi ricordo che inquadrano un calendario e c'è scritto 2023, quindi è lì, però loro utilizzano un formato che è vecchio. E non so se loro dicono perché la telecamera che è trovata e usano quella telecamera per appunto il solito discorso nostalgico, oppure perché è ambientato nel 98 e quindi è un errore. Penso che sia più per il fattore nostalgia, per la patina, Io eccetera. credo sia la patina, non credo che sia ambientato nel passato, fermo restando che,
non si vede granché di... Oddio, adesso io non sono esperto di televisori, però distruggono televisori piatti al plasma. Sì, infatti, quindi non sono sicuramente del, post 2000. Anni 90. Esatto. Secondo me nel presente loro hanno... Hanno trovato la telecamera, no, perché non mi ricordo, sicuramente lo dicono a un certo punto della telecamera, ma non sono sicuro esattamente delle parole, quindi era giusto un dettaglio. Però che si collega a questo discorso qua della nostalgia, del formato che ritroveremo anche in altri film di cui parleremo. Ma non nel prossimo. Non nel prossimo. Che è uno dei, forse dei più interessanti, però non è, non ha questo tipo di contraddizione formale. E cioè Lucky Luke di Jason Zink. Film sul meccanismo assolutamente collaudato dello stalker che insegue, in questo caso donne, e le uccide. Molto rigoroso, silenziosissimo, senza dialoghi, tutto per come se vedessimo più volte l'incipit di Halloween di Carpenter, in pratica, con dei piccoli inserti interni in cui il protagonista monta le riprese che fa, perché ha velleità appunto registiche, è un feticista evidentemente, ha il manichino di una donna, lo dispone anche in posizioni particolari. Il mio problema col film è proprio la costruzione della suspense, che diciamo la prima persona dovrebbe incoraggiare, così come l'interazione di quella prima persona con i luoghi in cui si muove. Invece ho la sensazione che il film, per necessità di rigore più o meno a prioristica, decide che non gli interessa costruire dei caratteri psicologici, ok, o anche solo dei personaggi, né del protagonista né delle vittime, e quindi diciamo si riduce alla dimensione osservazionale, è un po' una parolaccia, però contemplativa, ecco, nella quale però per me manca, o almeno manca a corrente alternata, una presa opportuna in termini di scenografia, nel senso che chiaramente il film sembra appunto una sorta di campionario di case dei suburbs americani, però non c'è poi con quei luoghi, torno a dire noiosamente, non si attiva una dinamica interna efficace, per cui in certi casi sì, magari, specialmente con la ragazza che viene spiata col fidanzato, però in altri casi, per esempio, certe altre uccisioni lui le fa veramente rapide, e quindi, come dire, si apprezza il rigore e il concept, ma il film poi non offre troppa efficacia in altro senso. Sì, a me, devo dire, a me è piaciuto, anche questo secondo me ha il stesso problema, ha il problema della durata, è un concept interessante, ma mancando un reale crescendo, secondo me, nel film, anche delle cose che lui fa, nel senso che c'è un momento in cui lui... improvviso in cui lui deve un po' in qualche modo anche improvvisare un'uccisione, perché non è programmata nella sua, diciamo, schedule da maniaco. Bello sì, perché bravo. È anche abbastanza rigoroso tutto sommato nel suo modo di intrufolarsi nelle case, di un attimo anche di starci, di cercare il punto migliore per commettere l'omicidio, ecco. Cioè non lo vuole fare subito, aspetta il momento perfetto, però ad esempio con la prima vittima lui improvvisa l'uccisione, non è programmata per quel momento lì. Solo che poi dopo il film, dopo la prima uccisione, ha un po', secondo me, frena è come se tornasse all'inizio, è come se il film ricominciasse dopo la prima uccisione, ripartisse da zero, e il problema è che è passata già mezz'ora di film e non puoi ripartire da zero dopo avermi fatto vedere anche un'uccisione che tutto sommato è anche abbastanza, forse anche quella più scioccante, diciamo, rispetto a delle altre che invece sono più veloci, in teoria dovrebbero essere più anche più crudeli, ma sarà che, non lo so, a me è proprio mancato un crescendo di cattiveria nel film. Mm-hmm. Nonostante lui uccida più persone dopo, in meno tempo, però
non so, per un film proprio totalmente muto, in cui tutto sommato anche il protagonista non riesce tanto ad afferrarlo, non riesce a capire esattamente A le una sue certa si prepara un motivazioni. caffè, ne beve un sorso e poi lo E poi lo butta. butta, sì. Cioè, è strano, e dato che non hai questi appigli qua, quantomeno l'appiglio del diventare sempre più, non lo so, anche creativo nell'uccisione. Tutto Allora, sommato non c'è questa cosa. ma non c'è, credo che non ci sia volontariamente perché è veramente compilativo, cioè c'è proprio una lista, è una sua routine. Il problema, secondo me, è che, diciamo, fa parte del concept, secondo me, questa mancanza di climax o di crescendo. Il problema è che poi avrebbe dovuto quantomeno dare a ogni singolo episodio che avviene dopo la prima uccisione un carisma scenico o comunque un setting, cioè creare dei set piece, ecco, Sì, cioè creare delle situazioni più engaging. Ma come cazzo parlo? Vabbè, mentre non mi vengono le parole, vabbè. Mentre intrattenenti, non lo so, cioè l'intrattenimento basico del dire lì c'è una parete, lì c'è una finestra, lì c'è una porta, giochiamo con questi elementi, manca questo. È, diciamo, però secondo me un po' c'è questa intenzione, perché anche lui che si nasconde nella doccia e si sì. apposta per vedere la sua vittima e poi attaccarla, lo fa prima, poi lo fa dopo quando effettivamente la Ma vittima c'è. cioè, non Eh no, riesce infatti, esatto, sempre. non gli riesce sempre. Senza offesa Anzi, non per gli riesce Jason quasi Zink, mai, ti dirò la verità. ha bisogno di tempo, perché la prima uccisione sono d'accordo che è la più efficace, ma è anche perché è quella che si costruisce più Eh gradualmente. Ce ne sì. sono altre in cui a un certo punto de botto lui si gira e già la sua vittima è legata alla sedia. Quindi, come dire. Poi entra anche nella casa dei vecchi, non si capisce perché, tra l'altro, a casa, Esatto. e non Cioè, succede niente. manca proprio un'economia nell'utilizzare l'ambientazione. Subito dopo viene un corto orribile che si chiama Unbody, e che è stile missing, searching, profile, questi screen sharing assolutamente incoerenti nella loro forma e nella loro struttura, però ecco. Più o meno divertenti, questo non è neanche divertente. Con il prancone che va a finire male, Dato diciamo prevedibilissimo, cioè almeno prevedibilissimo. dove si capisce subito. Chiaro, il corto What I Remember, che è, diciamo, dei film che abbiamo potuto vedere, è venuto dopo Body, e che sembra un teaser. In realtà, diciamo, se proseguisse a me non dispiacerebbe perché non esistono i found footage sentimentali, ce ne sono molto pochi e sono brutti. Quindi, No, infatti, volessero esatto, proseguire. cioè, le premesse non sono terribili di Non questo, però è sono un terribili, trailer. però speriamo continui. Il film successivo, però l'ho visto solo io, è Do Not Watch di Justin Janowitz, di cui dirò molto velocemente, che non si collega troppo a questi discorsi nostalgici. Devo dire che Lucky Luna è meno, anche se, per esempio, il sito dell'Unnamed fa riferimento ad Angst di Gerard Karklé, ma anche a Peeping Tom. Sì, però ecco, non si parla di nostalgia in questi termini finora. Do Not Watch nemmeno. Banalissimo, sconclusionatissima matrioska di storie, con un filmato che, se viene visto, uccide chi o fa impazzire chi lo vede, e poi alla fine questo orrore si vede effettivamente nel finale, cioè cosa succede a chi guarda, con tanto chiaramente di coinvolgimento dello spettatore che viene invitato a non guardare più, una sciocchezzina veramente, veramente fuori tempo massimo, che mi ricorda molto l'atmosfera insoddisfacente per noi e che si può vivere negli ultimi VHS, ok? Quindi un'idea di orrore analogico molto, molto incorniciato, molto pulito. Mai realmente lercio, come se la sfida fosse quella di mettere l'effetto speciale nell'inquadratura grezza, e questo in qualche modo tradisse poi il risultato finale.
tutto il contrario, insomma, di Frogman, che isolando la singola immagine è pacchiano. È come se questi film non volessero essere pacchiani, pur non potendo rinunciare all'idea di essere pacchiani. E cose simili si vivono negli ultimi film di VHS, quindi questa sensazione di nobilitazione dell'immagine underground non mi piace. Il film successivo è un film molto brutto di Kansas Bowling, che si chiama Cuddly Toys. È un mondo movie, come dice giustamente il sito. Io non ho un gran rapporto con i mondo movie, quindi è un documentario di reenactment, ok? Più che un mondo movie che, diciamo, viene utilizzato rispetto ai film di Jacopetti e Prosperi, no? Quindi mondo cane, tutta questa roba qui, ricorda un po' più i Sex Report Films, quindi questi film che venivano realizzati, per esempio, all'inizio degli anni 70 in Germania, in Europa, ma anche negli Stati Uniti, addirittura Wes Craven, ma anche Sean S. Cunningham di Venerdì 13 ruotavano in quel mondo lì, quindi sulle abitudini sessuali dei giovani. Spesso in quel caso erano film di exploitation, no? Quindi di giovani donne. Qui è tutto fatto in uno spirito neofemminista, che poco diciamo si incontra col formato, ma diciamo l'obiettivo della regista, che tra l'altro è attrice per Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood, fa una piccola parte della grande famiglia, diciamo, che si vede nel villaggio al centro del film. Ecco, l'idea un po' si consuma su se stessa, sia perché il film è insopportabilmente lungo, e questa volta è vero, 1:40 di questa cosa, neanche i mondo movie di allora duravano così tanto, e più che altro c'è un generale disordine, che non è neanche anarchico, perché poi il punto del riconquistare quegli spazi tipici dell'exploitation è chiaro fin da subito, e quindi diventa veramente seccante poi cercare di affrontare in forma produttiva tutto il resto. E quindi, come dire, è molto molto pedante, anche questo chiaramente allineato con l'idea di nostalgia, però qui in termini emulativi, e per me questa è nostalgia totalmente passiva. Non ha niente di dinamico, non mette in prospettiva alcunché, in realtà, se non da un punto di vista, come dire, antropologico, ma come dire, il mondo movie voleva essere un documentario, viene spesso confuso col mockumentary, perché sono documentari tendenziosi, ok? O comunque che tendono a romanticizzare, a drammatizzare, eccetera, eccetera. In realtà questo film fa la stessa cosa, cioè non riporta a un grado di realtà zero, semplicemente porta avanti il suo concept, il suo messaggio. E quindi, diciamo, alla fine, per quanto possa essere positivo e di riappropriazione di corpo e di senso, in realtà lo strumento è lo stesso alla fine, e quindi è un po' è anche un po', come dire, ridicolo alla fine dei conti. Comunque la nostalgia c'è anche un po' anche qua nel formato, nell'utilizzo del 16 mm. Certo. Sì, è tipico del mondo film. Sì, sì, certo, diciamo. Esatto. Mm-hmm. Chiaramente qui anche la consueta abitudine al reenactment, ci sono delle interviste, ma c'è anche il reenactment, quindi vengono riproposte in formato finzionale degli eventi reali. Le storie delle ragazze intervistate. Esatto, sì. Esatto. Storie di stupri, tendenzialmente. Tendenzialmente sì, per questo infatti è un sex report film, allo stesso tempo è un sex safety film. C'erano queste due categorie che spesso si incontravano negli anni 70 nell'exploitation, e che poi vengono adottate completamente dall'horror, perché L'ultima casa sinistra è Wes Craven. Certo. Come anche, volendo anche, Non aprite quella porta, sono tutti dei reporto safety films tradotti in horror. Il film successivo, diremo velocemente perché non ci ricordavamo che c'era, però l'abbiamo visto, ed è Project Eerie di Ricky Hamburger, probabilmente Hamburger fa ridere,
che è un film antologico del regista di Fear Footage. L'abbiamo visto fuori dal contesto del festival un po' di tempo fa, quindi ne rendiamo conto il giusto, però ecco... Qua un fil rouge te lo trovo io, perché rileggendo un attimo velocemente la trama, perché ovviamente non me lo ricordavo il film, però riguardando velocemente c'è un frammento, un corto all'interno di Project Eerie in cui ci sono due americani che vanno a caccia e c'hanno tutto lo slang un po'... forse addirittura texano. Sì, mi ricordo perché l'avevamo visto insieme, li avevamo un po' ridicolizzati per questa cosa ed erano anche questi qua ossessionati con le armi. Sempre molto quindi... umani noi. Sì, sì, noi siamo veramente delle bestie. Generosi, ok. Sì, no, chiaro, ma c'erano... l'idea del film era passare, fare una rassegna di concept fan footage horror in forma antologica. Sì, un po' alla diciamo VHS. Che... Esatto, mi sta più simpatico degli ultimi VHS, ma non è più bello degli ultimi VHS, giusto perché è un pochino più umile e piccolo. Hamburger è proprio un artigiano, ti dà la sensazione del film fatto casalingo, e quindi mi sta più simpatico per questo, ma è una posizione puramente politica. Il film dell'ultimo giorno del festival sono i seguenti: si parte da Haunted Ulster Live di Dominic O'Neill, che è un remake di Ghostwatch in pratica, però ambientato anche qui evidentemente nostalgico, perché il formato di Ghostwatch viene evocato anche qui. Discorso di spostamenti spazio-temporali al centro, come rivelato nel finale, con addirittura le riprese della trasmissione che vengono inquinate da immagini del presente, del passato, eccetera. Io credo credo mi piaccia leggermente di più rispetto ad Ale, perché tutto sommato l'ho guardato fino alla fine senza troppe difficoltà, e anche perché insomma c'è un'idea progressiva di scoperta degli eventi e della casa che è molto canonica, però progressiva appunto, però certamente non prova a fare praticamente nulla, se non secondo me questa cosa non è poco interessante, ecco, quindi è interessante. Diciamo è la ripresa di una trasmissione, ma non vediamo solo le parti che sono state effettivamente trasmesse all'epoca, ma vediamo anche parti che sono completamente andate fuori onda e che sono rimaste nella ripresa e che noi vediamo. È diciamo il confine fra exploitation da parte dell'emittente televisiva rispetto a questa famiglia che è tormentata dai fantasmi, è l'empatia da parte dei giornalisti, è un confine secondo me viene indagato abbastanza bene, nel senso che c'è una forma di sufficienza e ipocrisia dei due protagonisti, Jerry e Michelle, no? Che sono i due che insomma fanno gli inviati, ok? All'inizio sono molto scettici, molto ipocriti, poi in realtà finiscono per convincersi, però c'è anche un'idea del doversi mostrare che li fa switchare continuamente da una posizione a un'altra. E quindi subito dopo aver parlato di Cuddly Toys, ecco, l'idea di exploitation della televisione e allo stesso tempo della possibilità di empatia è piuttosto ambigua nel film. Cioè mi piace che non c'è una posizione puramente... come si dice, polemica, ok? E che invece tutto sommato esista del dinamismo etico in questi personaggi, ecco, mi viene da dire solo questo. Sì, no, infatti era anch'io la cosa che mentre lo guardavo mi aveva un po' avevo trovato anch'io interessante questa qua, perché proprio appunto c'era proprio era proprio netto il passaggio tra il momento in cui loro andavano in onda e lavoravano per la telecamera, per la televisione, per il programma, e poi dopo quando andavano in fuori onda che si rivelavano essere persone che non credevano, cioè stavano semplicemente lavorando alla fine per una cosa finta, che poi dopo mano a mano diventa più reale appunto all'interno della finzione, quindi... Questa sì, anch'io era forse la cosa che ho trovato più interessante, però un film che a me non mi ha preso per nulla, devo dire la verità. Ma ci sta. Stiamo comunque andando sul finire, ancora mancano pochi titoli, stiamo andando lunghi ma è normale, andiamo sempre lunghi con l'Unnamed. The Coldness di Gustavo Sampaio,
che era in War Premiere, e che è un... ma sì, dai, diciamolo, un bel film. Ma e sì, il film sì, questo si lascia, cioè si guarda tutto sommato. Ma sì, lasciamoci andare. Sì. Allora, un... E come li chiamo io, un one man show, perché è il documentario auto da fè di un ex detective vedovo che vuole indagare su un misterioso caso di suicidio avvenuto nel 2003, nel 2023 appunto, quindi nell'anno in cui lui effettivamente riprende, avvenuto nelle stesse circostanze di un suicidio che era avvenuto invece nel 99. Forse ho detto 99 poco per Frogman. Sarebbe molto curioso se entrambi i film sviluppassero due eventi, uno nel 99 e uno nel 2023, ma secondo me forse era 98 Frogman, però comunque sì, fine anni 90. Capirai, siamo là. Sì, sì, esatto, sì, sì. Quindi passati 25 anni all'incirca. Sì. Ex suicidio Twin Peaksiana, in che anno siamo? il principio base è che queste giovani ragazze si suicidano chiudendosi dentro un freezer, dentro un frigorifero, e portando la temperatura sotto lo zero, e quindi congelandosi vive in pratica. Questa ingoiando la chiave per chiudersi dentro, ingoiando la chiave, chiudendosi dentro e quindi non potendo più uscire. Cosa comporta questo nel protagonista? Comporta un crescente senso di paranoia e soprattutto la scoperta che questi suicidi sono associati all'utilizzo dei cosiddetti sigilli, che sono insomma delle proprietà mistico tipo tarocchi che permettono di ottenere quello che si desidera. E quindi lui in qualche modo in una dinamica di confronto generazionale che mi ha interessato tanto, cioè lui è assolutamente principiante, amatore nel riprendersi, ma si riprende con una cura e una precisione quasi perfezionistica, e allo stesso tempo però si confronta, e viene messo in montaggio anche questo, con le riprese online, ok, con i video di YouTube, con personaggi più giovani di lui. Queste dinamiche generazionali stanno anche poi nell'assurdo crescente del personaggio, che prima cerca delle cose e poi diciamo la sua indagine diventa un'indagine privata che si ripiega su se stessa, forse da un punto di vista diciamo drammatico poco convincente, però secondo me concettualmente torna molto questa torna il fatto che da un lato cioè è come se l'unica comunicazione possibile fra generazioni diverse sia attraverso l'assurdo e la morte, l'autodistruzione. Cioè ho visto molto questo gap generazionale come concept di base che veniva indagato anche visivamente dal regista, senza ripiegare nei rischi alla Nias, no, dell'isteria, perché il protagonista diventa un po' isterico, comincia a ripetere le cose. Però secondo me il film rimane composto, rigoroso, senza musiche, essenziale, nonostante l'ossessione per le tante camere, ok? Però il montaggio non disturba. No, tra l'altro una cosa che mi ha colpito è che lui a un certo punto, il film ha una deriva paranormale, che però non sfocia mai in qualcosa di estremamente... cioè di... esplicitamente paranormale, cioè noi ci dobbiamo affidare a quello che dice lui e credere a quello che dice lui, che le cose in qualche modo si avvengano come dice lui e in conseguenza a cose che fa lui. E in teoria a un certo punto lui evoca degli spiriti nella sua casa, ed è secondo me una delle poche volte nei film horror found footage in cui lui è molto a suo agio nel voler interagire con questi spiriti. Cioè molto spesso i personaggi evocano gli spiriti facendo le sedute spiritiche, ma in realtà non vorrebbero, cioè nel momento in cui questi spiriti si manifestano, poi dopo i personaggi dicono: oh no, non ci credevamo, scappiamo, è finita, facciamo una brutta fine. Lui invece no, lui ha proprio interesse ad averci a che fare con gli spiriti,
E questa cosa qua, in realtà la cosa divertente forse è che invece gli spiriti in qualche modo non sono un po' timidi nei suoi confronti, nel senso che non è che si manifestano così tanto, e quindi qui ritorniamo un po' al discorso del dover credere alla sua parola e non tanto a quello che effettivamente succede, perché alla fine lui è un personaggio che man mano che va avanti il film, man mano che procede la sua indagine, tu hai detto bene, si ripiega su se stesso e diventa anche molto ossessionato. Cioè l'indagine stessa smette di avere importanza perché lui vuole riuscire a fare una cosa impossibile e quindi cerca una soluzione nel paranormale per questo motivo qua. E però appunto è proprio una discesa qua ancora parliamo di cioè anche qui c'è un trauma e lui non riesce a uscirne sostanzialmente, è un trauma che è un lutto sostanzialmente ed è no, beh, secondo me questa parte qua è resa bene, a un certo punto sì, forse diventa ridondante nel senso che lui diventa troppo martellante con questa cosa del ripetere io è questo quello che voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, quindi dato che lo voglio deve accadere per forza e questa cosa qua diventa un po' un leitmotiv troppo martellante nel film, cioè sì, ok, abbiamo capito, basta. Sì. Dunque, qui chiaramente il nostro fil rouge del festival non è altrettanto forte, forse lo è, no, in Extrema Gravidad, che è un cortino demenziale su un uomo che si riprende mentre si sta suicidando, ma viene disturbato, ma non andrò oltre. Il film Jeffrey's Hell, che viene invece proiettato dopo The Coldness, non è un film nostalgico, non usa formati particolari, eccetera, eccetera, però è un caso di sequel non frequentissimo, stranamente, nell'horror found footage, che secondo me di per sé avrebbe qualcosa di interessante. Io credo sia successo soltanto con My Inner Demon, The Gerald's On Tape, che era il sequel di Murder Box. Cioè sequel in cui i registi dei primi film diventano protagonisti rivelando che i primi film erano di finzione, ok? Quindi negando il livello di diciamo veridizione del primo film in maniera esplicita, ma affermandolo nel secondo proprio alla luce della finzionalità assoluta del primo. Che è una cosa, come dire, che in realtà nel cinema non found footage è successa, che so, con Chiarostami, ok? Però ecco, nel found footage succede con dei film non molto belli. Jeffrey's Hell è particolarmente brutto, sequel di un film che era Chest, che era particolarmente brutto, in cui succede questa cosa. In Jeffrey's Hell il regista, che è Aaron Irons, decide, si rimane ossessionato dalla leggenda dei Monti Appalachi che riguarda anche Chest, e quindi va di suo a visitare una grotta. E se non torna il discorso nostalgico, se non in questi termini, è un sequel, torna il discorso dello spostamento spazio-temporale, perché questa grotta in cui lui va, in realtà la crew anonima di documentaristi che indaga non la trova più nella location data dalle coordinate precise che lui ha raggiunto sui Monti Appalachi, nella cosiddetta Jeffrey's Hell Wilderness, che dà il titolo al film. E quindi, diciamo, viene meno la possibilità di ritrovarlo. Alla fine si ricostruisce che, un po' come in Puzzle Box, questi spostamenti spazio-temporali in realtà sono scuse surrealiste perché il film parli del regista stesso, quindi diventi una sorta di autoriflessione autoanalitica, per nulla terapeutica, perché poi va sempre a finire male. Tant'è che l'inizio del film è un'intervista al regista, sostanzialmente. Lui che parla alla Sì. camera e racconta un po' della sua infanzia, delle sue prospettive di vita, di lavoro, eccetera, quello che voleva Sì, fare da grande. che è un po' ambizioso, come dire, per il regista di Chest. Però Sì, va soprattutto dopo bene. vedendo come va, cioè Sì, com'è esatto, perché sul. magari poi era interessante nonostante Chest. Invece no. I suoi discorsi con se stesso sdoppiato non sono particolarmente rivelatori. Anche questo in World Premiere.
Ok. No, a me ha ricordato terribilmente Horror in the High Desert, quindi il primo in particolare, quindi vabbè. Sì. Quindi non, il cui terzo non è un buon ricordo. E noi non siamo riusciti a vedere. Dopo il corto Kelly, che è un altro corto in VHS, in qualità VHS, su un uomo che crea uno spaventapasseri in stile Lars è una ragazza tutta sua di Ryan Gosling, perché non ha una partner sessuale, poi succede una cosa un po' horror, niente di che, brasiliano però, ecco, voglio notificare la nazione, esatto, così come Extrema Gravidad era spagnolo. Arriviamo all'ultimo film prima dell'ultimo corto, ok? Perché abbiamo un film, in realtà abbiamo due corti, uno non l'ho visto, l'ha visto Ale. Comunque, l'ultimo lungometraggio è Live Screamers, di Michel-Yann Antuono, sequel di Live Screamer, che abbiamo visto, Live Scream, scusami, che abbiamo visto, avevo fatto singolare, invece era proprio l'urlo in sé. Era l'urlo. L'urlo, sì. L'urlo dal vivo. Esatto. Che parlava di un gameplay live in cui c'era un survival horror che veniva giocato in gameplay, appunto, e comportava la morte degli spettatori. Qui era un piano sequenza, mi ricordo. Ed era un piano sequenza, ok? In Live Screamers siamo in tempo reale, ma non è il film un piano sequenza evidentemente, perché parliamo di una comunità di videogiocatori che registrano una puntata di gameplay indifferita, quindi noi guardiamo la registrazione, quindi è un vero e proprio fan footage in screen life, quindi non in screen life, in screen sharing, ecco. Stiamo attenti alle parole, cavolo, perché screen life è il film dagli schermi, a prescindere che venga ripreso, ok? L'equivalente del pop, mentre lo screen sharing, da quello che dice la parola, è condivisione di schermo, quindi c'è una registrazione, quantomeno. Voglio fare il tassonomico anche ora. Bravo. In questo titolo non siamo live, guardiamo una registrazione, quindi apparente diciamo downgrade rispetto alla novità del primo Live Scream. In realtà è molto interessante, perché si tratta di una scomposizione in 7-8 close-up diversi di tutti quanti i videogiocatori che compaiono su piccolo schermo con lo sfondo del videogame, che è un altro survival in cui tutti interpretano un avatar e quando vengono uccisi muoiono davvero. E quindi c'è anche un po' l'effetto Saw, ok, da Escape Room, loro devono risolvere il gioco per sopravvivere, in realtà il gioco a volte li frega, quindi non è sempre che le regole vengano rispettate, così come in Saw, tra l'altro. E chiaramente, aspetto più interessante è quello che è anche il più classico, è quello delle dinamiche fra i personaggi, che in realtà sono tutti molto molto ipocriti, tutti molto bugiardi, vengono portate in ballo questioni anche piuttosto serie, da discriminazioni a anche a grooming, ok, quindi come dire, avance fatte online da parte di un content creator che sfrutta il proprio potere affabulatore. Ecco, questo tipo di dinamiche molto serie, molto del mondo del videogame, quindi molto para-nerd, diciamo, e molto contemporanee, secondo me, al servizio di un film, per quanto mi riguarda, veramente divertente, perché Yann Antuono è proprio brava, cioè nel senso ha un'idea di dinamica di film che è quella di un videogame, ma allo stesso tempo come dire, gli spazi di questi gameplay sono sempre molto molto appassionanti. Tra l'altro devo dire abbastanza un prodigio tecnico questo film, perché non solo gestire con coerenza e senza mai confondere tutti questi primi piani, ma anche gestire il videogame in sé, che ha delle animazioni davvero notevoli. O almeno per quello che ne capisco io, comunque mi sembrava molto molto accogliente graficamente. Insomma, con poi chiaramente i consueti livelli di cinismo che possono un po' ricordare Unfriended, ma in una versione più funzionale, anche più sensata. Quindi
è interessante secondo me il fatto che proprio il fatto generazionale non è nemmeno più una questione di giovani che usano il web, ma è una questione di giovani content creator, quindi una sorta di categoria antropologica a parte, ok? Perché hanno dinamiche fra di loro da teenager, in realtà sono tutte messe in prospettiva rispetto alla fama, rispetto al loro essere influencer, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, insomma, il film gestisce bene tutte queste cose e parla di qualcosa, nonostante sia nell'assoluto virtuale di un gameplay. Sì, tra l'altro i personaggi sono tutti, cioè anche come età variano molto, cioè c'è la ospite, quella che viene, cioè appunto loro ospitano una fan che è quella che gestisce il loro tipo canale Discord del loro canale, la ospitano perché ha tipo vinto la possibilità di giocare con loro, e che sembrerebbe anche il personaggio più giovane del gruppo, mentre poi c'è il capo, il fondatore, che è uno che è anche un po' già abbastanza in là con l'età rispetto a tutti gli altri, quindi il range di età è anche molto variegato, cioè non è che sono solamente giovani. No, è vero, è vero, hai ragione. Quindi anche questo secondo me, nel senso, è il range di età che si trova effettivamente su YouTube in quel mondo lì. Cioè dai ragazzini a quelli che hanno iniziato a fare queste cose qua ormai 15 anni fa, quando è nato YouTube, e ora sono diventati, cioè ormai ora magari hanno anche famiglia, hanno figli, però continuano a farlo, no? Perché ormai è diventato effettivamente un lavoro, certo. Quindi c'è un po' questo dialogo qua. E io un po' meno entusiasta di te del film, più che altro perché forse avrei apprezzato di più forse un approccio meno da escape room, proprio negli enigmi all'interno del videogioco, cioè mi è sembrato molto basic tutto sommato, cosa che non avevo vissuto così invece con Live Scream, che l'avevo trovato un po' più coinvolgente del lato gioco, mentre qua è veramente molto un pretesto per farli in qualche modo uccidere tra di loro, sostanzialmente per metterli l'uno gli uni contro gli altri. Cioè proprio in sé per sé le minacce date dal gioco sono anche molto semplici, cioè è vero tutta la grafica fighissima, poi ad esempio il primo enigma è semplicemente vengono messi in una stanza bloccati gli avatar ed è una specie di quiz a risposte multiple, quindi molto, molto banale, mentre invece secondo me potevano, non so, sarebbe stato più bello vedere cose più simili alla tizia che viene bloccata in una mega vasca che inizia a riempirsi e deve riuscire a uscire utilizzando quick time event, che sono appunto, deve premere dei tasti a tempo, a ritmo, in maniera perfetta per riuscire a superare l'ostacolo, quindi più una roba da videogioco anche un po' più attivo e non semplicemente... E quello c'è pure in questo sì, film. Sì, no? c'è, però okay. C'è, avrei... Tutto sommato, ma speravo di più perché considerando anche il film precedente, no? Pensavo un'evoluzione maggiore in questo senso, invece mm-hmm. che considerando anche il prodigio appunto tecnico, perché tutto sommato hanno creato una sorta di ambiente virtuale apposta per il film, che non è una roba proprio scontatissima, non, uh-huh. non credo si sia mai visto, forse è la prima volta che lo vediamo. Una roba diciamo simile. Posso convenire sulla banalità di alcuni enigmi, però secondo me è bello che nel film poi alla fine... In realtà si sciolga la formalità dell'escape room, perché la verità è che poi loro devono risolvere i problemi con la praticità del luogo in cui si trovano, per esempio quando vanno a mettere i mobili davanti alla porta, cioè si crea un ambiente che funziona non per un misterioso meccanismo, ma perché molto semplicemente c'è un mobile, c'è una porta e devi chiuderla. Quindi secondo me alla fine questa cosa si smonta, anche perché tanto più il gioco si personalizza su di loro, tant'è che poi a un certo punto c'è uno schermo nel gioco che mostra il filmato di una di loro, e, così come per esempio la vasca appunto in cui la seconda vasca in cui la ragazza deve cercare di uscire,
e si riempie di liquido nero. Questa cosa lei poteva scamparla se casualmente si fosse trovata più vicina alla scala, per dire. Quindi, come dire, mi sembra che alla fine poi, per quanto poi le dinamiche siano semplici, siano sempre affidate a degli aspetti imprevedibili. Il caso, oppure semplicemente la praticità del trovarsi in un posto, tanto che quando poi si tratterà di uccidere questa sirena cattiva, veramente questa cosa funzionerà soltanto perché si trovano in una certa combinazione di posizione, in questa sorta di stanza chiesa con l'altare alla fine. Quindi secondo me questa cosa è dinamica, cioè non è così elementare, ha uno sviluppo nel film, nello spazio di gioco. Boh, mi ha interessato questa No, cosa, mi ma sembra certo, sì, ma non ferma. sto dicendo che non. Boh, forse l'avrei voluto di più, ecco, forse tutto lì, non semplicemente quello. Non che non ci sia, c'è, sicuramente c'è. C'è quello che dici tu, Speriamo che giusto? faccia un terzo. Sì, E speriamo, sicuro. ti faccio parlare di Bad Moon Rising, perché non l'ho visto. Il Ah, fan Bad film di Moon Cyberpunk. Rising, si trova su YouTube, tra l'altro. Cioè, ho provato a scrivere il Infatti. titolo e l'ho trovato io su YouTube casualmente. Cioè, Non casualmente, è solo immaginavo. l'album dei Sonic Youth, è anche questo corto. Magari fosse l'album dei E Sonic Youth. beh. Forse è meglio ascoltare l'album dei Sonic Youth. No, alla Probabilmente. fine è semplicemente un reenactment in live action di una ipotetica missione del videogioco Cyberpunk. Ed è tutto. E non è purtroppo. Io speravo fosse una roba fatta all'interno con il motore grafico di Cyberpunk 2077. E invece è una ricostruzione in live action degli ambienti e anche di personaggi del videogioco. Cioè, sembra più che altro uno showreel di cosplay. Che ci sono questi personaggi travestiti come gli NPC del gioco. È tutto in prima persona e ricalca pedissequamente il videogioco. Ci sono anche i caricamenti, le schermate di caricamento, cioè il personaggio riceve una missione, si sposta nel luogo dove deve andare a compiere la missione, e nel momento in cui si sposta, non è che noi vediamo lo spostamento, appare la barra di caricamento con tipo il recap della missione, come nei videogiochi. Dico come nei videogiochi e non come in Cyberpunk 2077, perché in Cyberpunk 2077 il caricamento non c'è. Cioè, nel senso, quando tu vai in un posto, ci vai direttamente tu, senza dover per forza utilizzare una schermata di caricamento, ma ci puoi andare tu fisicamente dal punto A al punto B. E invece qua hanno preferito fare una delle cose che dei videogiocatori odiano di più, ovvero mettere la schermata di caricamento. E per il resto, cioè, non è nulla di più di questo, non c'è nient'altro, ecco. Mentre forse è qualcosa, anche se non c'è troppo chiaro, in più il corto Beholder dal Canada di Evan Churchill e Thomas Pardo, World Premiere all'UFF, che ha chiuso effettivamente perché è stato proiettato dopo o insieme comunque. Horror in the Eye Desert 3 Firewatch, che non abbiamo potuto vedere, così come Blue Whale e Mind Body Spirit. È la versione di Outwaters che ho detto prima. Purtroppo questi non li abbiamo potuti avere. Beholder l'abbiamo potuto avere. È, secondo me, il corto più interessante, molto poco chiaro, molto poco lineare. Siamo nel regime del cinema, diciamo, sperimentale, però sperimentale con i sotterfugi dell'horror found footage, quindi presenze fantasmatiche. Anche qui, e qui è stato, diciamo, anche il cortocircuito che mi ha fatto ragionare su quel filo della nostalgia data dal formato, un dialogo in webcam ripreso attraverso una camera in VHS. Tra l'altro, teniamo a precisare, qui non ricostruito in digitale, ma in reale VHS, sottoposto a modi alla maniera di Basinski con The Disintegration Loops, a una serie di azioni di deterioramento progressivo in maniera tale da rovinare sempre di più l'immagine. È da procurare così davvero la sensazione del loop,
abbastanza estenuante, in cui l'unico appiglio narrativo è quello del protagonista che indaga su questa divinità presumibilmente egizia, che diciamo ha un nome del tipo Evil Eye, è la sensazione fortissima che queste immagini siano realmente manovrate da questo stesso Evil Eye. Tanto che l'audio del film è anche inquinato dai rumori, come dire, del videoregistratore che appunto prende la cassetta, riavvolge il nastro, ci sono dei rewind, cioè come se stessimo vedendo una manomissione, un rimasticamento continuo di queste immagini, e in un certo senso è come se fossimo anche, cioè come se i personaggi venissero poi masticati realmente da queste immagini. Cioè, quindi, come dire, è un corto misterioso che però mi ha, diciamo, attiva una serie di riflessioni sul formato. Poi, dico, è un corto, 14 minuti, quindi diciamo, può essere tutto, può essere niente. Però se anche fosse aria fritta, l'olio non è esausto, insomma, tutto sommato si può friggere. Non è così. Secondo me non è aria fritta, però insomma, mi ha incuriosito. Sì, è difficile capire esattamente di che parla, però appunto anche solo vederlo, proprio solo per le suggestioni un po' visive, così, per l'utilizzo appunto delle manomissioni, degli effetti analogici, che siano glitch del nastro, e quindi non sono glitch, ma sono proprio corruzioni o cose così. E appunto questo tipo di effetti qua, anche teletrasporti. Però mischiato comunque, come hai detto tu, al mondo contemporaneo, perché appunto c'è una videochiamata, quindi non siamo negli anni 90, negli anni 80, ma siamo nel 2023 probabilmente. Io ho avuto molto la sensazione, per certe cose, di aver di fronte una entry di, che ne so, Clear Lakes, per non Sì, citare, vabbè, ovviamente non lo so, una entry di To the Ark di Marble Hornets, ecco, certo. Sì. che proprio per gli aspetti sperimentali, anche quasi incomprensibili, di quello che viene mostrato, di questa entità che compare, che in alcuni momenti somiglia molto anche allo Slenderman, proprio per il suo essere una figura molto slanciata, che agisce anche attraverso interferenze, così, quindi c'è un po' quell'atmosfera lì guardandolo, ed è altrettanto incomprensibile, ecco.